Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo assieme il sapone al carbone nero attivo, ricchissimo di proprietà. Adesso vedremo brevemente le proprietà di questo sapone, ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e tanti commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video, fare un'offerta libera così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video, oppure abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi tra cui l'accesso alla mia chat Telegram per poter chattare con me H24, oppure se volete potete farmene capitare a casa un regalo a vostra scelta nella mia lista desideri, lista che trovate sempre sotto ad ogni video. Bene, adesso vediamo brevemente le proprietà del sapone al carbone. Il sapone al carbone nero attivo ha tantissime proprietà, è indicato soprattutto per la pelle oleosa che peggiora durante la stagione estiva. Il carbone aiuta a assorbire l'olio in eccesso insieme allo sporco della pelle e fornisce un look pulito, elimina le impurità che si accumulano nei pori ed è efficace nella rimozione delle cellule morte, fornendo così una pulizia della pelle impeccabile. Il sapone a base di carbone attivo è noto per essere molto utile nel trattamento dell'acne. Eccoci ragazzi, allora, per questo sapone userò, come avete visto nelle ricette inizio video, del burro di cacao. Questo qua è in perle, molto molto buono, anche ad uso alimentare. Comunque avete il link in info box di tutti i prodotti che uso. Dell'argilla a scelta tra la bentonite oppure l'argilla verde, ovviamente il carbone nero, e aggiungerò anche del miele che è un antibatterico, un nutriente per la pelle e aumenta anche lui la schiumosità. Bene, come oli io ho solamente in questo momento l'olio d'oliva non extravergine, l'extravergine sarebbe migliore in quanto, come vi ho sempre detto, l'extravergine dà quel tocco in più al sapone ed è anche ricchissimo di vitamina E. Aggiungo 50 g di burro di cocco e peso a parte 50 g di burro di cacao. Bene, adesso vado a sciogliere i burri e peso la soda. Come avete visto dalla ricetta, ho applicato uno sconto di 10 grammi sul totale dell'acqua, facoltativo, perché questi 10 grammi li andrò ad usare per sciogliere e scaldare il miele, un cucchiaio di miele che aggiungerò poi alla traccia. Quindi se voi non aggiungerete il miele non farete lo sconto dell'acqua. Qui peso 10 grammi, ok, e in questi 10 grammi aggiungerò un cucchiaio di miele che poi metterò nel microonde per una trentina di secondi in modo da emulsionarlo bene. Peso la soda, e vado a scioglierla nell'acqua. E a questo proposito vi dico, se non avete mai visto prima come fare un sapone col metodo a freddo e volete provare a farlo, andate a vedere tutti i video
della playlist ABC del sapone. La trovate nella mia pagina principale di YouTube scorrendo verso il basso. Mi raccomando, non è facoltativo, ci sono le basi per fare il sapone con metodo a freddo, a caldo e norme di sicurezza, attrezzature, dove trovare i prodotti, consigli e via dicendo. Eccoci ragazzi, tanto che aspettiamo che soda e oli vadano a temperatura, volevo dirvi, volevo farvi vedere la fragranza che userò. Sweet Room, buonissima, è rum dolce, molto maschile, è fantastico per questo tipo di sapone. E poi il quantitativo di carbone attivo. Il carbone attivo va aggiunto un cucchiaio, da un cucchiaio fino a 3 cucchiai per ogni chilo di sapone. Se ne aggiungiamo un cucchiaio avremo tutti gli effetti positivi del carbone attivo e la schiuma resterà chiara, quindi resterà la tipica schiuma dei saponi che usiamo sempre. Più andiamo su coi cucchiaini, cioè coi cucchiai, più la schiuma risulterà grigia fino a diventare nera. A livello di resa finale del prodotto non c'è alcuna differenza. Resta da vedere se può piacere o no il fatto che la schiuma diventi grigia oppure nera. Quindi io mi tengo sul cucchiaio e mezzo. Come per l'argilla, io userò la bentonite e mi terrò sul cucchiaio di argilla per ogni chilo di sapone. Allora ragazzi, sempre riguardo agli additivi che ho scelto, la bentonite a contatto con l'acqua crea un gel vischioso, potrebbe anche non piacere, quindi pensateci. Se no, l'argilla verde classica, questa è favolosa sulla pelle perché elimina le impurità come fa il carbone attivo, sempre ovviamente facoltative, potete fare esclusivamente carbone attivo. Se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere il link che trovate sotto ad ogni video, la mia lista desideri, e regalarmi un prodotto a vostra scelta. Bene, vado a mettere in microonde per 30 secondi l'acqua e miele, visto che ormai la parte liquida e la parte grassa sono entrambe quasi alla stessa temperatura. Ok, ben sciolto, ben emulsionato, vedete? Bene, unisco assieme soda e oli. Aggiungo un cucchiaio e mezzo di carbone. E vado di mini primer. Bene, prima che raggiunga la traccia, però tempo come scuro, prima che raggiunga la traccia aggiungo un cucchiaio di bentonite, adesso il cucchiaino, quindi faccio due cucchiaini, anzi questo è un cucchiaio. Aggiungo l'acqua e miele. Aggiungo la fragranza. Fragranza non ho messa tanta, ragazzi. L'ideale sarebbe 10 ml per ogni chilo di sapone, io ne ho aggiunto, 10 ml per ogni chilo di sapone, io ne ho aggiunto 5 ml più o meno, perché a me il sapone non piace profumatissimo. Bene, attendiamo alcuni minuti per fare la solita decorazione che vi propongo sempre, ma è molto bella quando poi andiamo a fare il taglio avere le fettine di sapone con la decorazione in cima. A dopo! B.
Bene, allora noi ci vediamo tra 24 ore per il taglio, così vediamo come è venuto, vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, allora sono passate 24 ore, togliamo il sapone dallo stampo. Come taglia sapone userò il mio solito questo. E se lo acquistate anche voi su Amazon come ho fatto io, vi danno questo taglia sapone con questa lama zigrinata, un'altra lama così ma liscia e il taglia sapone a filo per i saponi un po' più elaborati e ovviamente lo stampo in legno col silicone. È rimasto bello nero, il profumo è fantastico, io amo il profumo al rum. Taglio la prima fetta, la stagionatura come sempre è di 4 settimane, beh ovviamente è tutto nero, non è che ci sia molto da vedere. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video, oppure potete premere la mia lista desideri che trovate sempre sotto ad ogni video e farmi recapitare a casa un regalo a scelta tra quelli presenti nella lista. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!